volta che hai trovato le persone giuste, una volta che hai trovato le persone giuste, vediamo cosa puoi fare per sedurla. Quindi, una volta che hai trovato la persona giusta, già la parte logica l'hai già sedotta, perché da un punto di vista logico e razionale la persona giusta sarà allineata a te, non sarà una persona non allineata a te, non sarà una persona che avrà una visione della vita completamente diversa dalla tua, sarà una persona simile, perché similia similibus, tu non puoi, diciamo. Cioè, è vero che gli opposti si attraggono, ma gli opposti si attraggono a breve termine, perché la verità è che chi si somiglia si piglia. Quindi, intanto devi focalizzarti anche su te stessa, non devi essere una sciampista, non devi essere una morta di fame, perché purtroppo se sei una morta di fame, se sei dipendente, ti mangerai la merda che trovi. Purtroppo è un dato di fatto. È come una persona assetata, che muore di sete. Non è che quando esce dal deserto e vede una pozzanghera di acqua sporca dice: "Ah, io no, l'acqua sporca non la bevo, se non c'ho proprio un'acqua minerale gassata con la fettina di limone non bevo niente." E no, ti butti a bere la melma, l'acqua sporca. E questo vale anche da un punto di vista sentimentale affettivo. Se sei una donna senza soldi, senza indipendenza, morta di fame, dipendente da tutto, il primo catramista che trovi te lo pigli, perché tu ne è questione di sopravvivenza, quindi devi puntare su di te, cerca di diventare indipendente economicamente, finanziariamente, cerca di trovarti un lavoro, vai a lavorare, cerca di specializzarti in qualcosa, cerca di come dire, essere autonoma, autosufficiente, vatti a comprare una casa, vatti a trovare un lavoro decente, devi fare qualcosa che possa essere, devi fare qualcosa che possa darti una situazione, diciamo, di indipendenza. Ecco, una volta che hai trovato l'indipendenza, hai risolto abbastanza la questione, perché non hai più a che fare con il bisogno, no? Perché è importante avere un sogno, ma se davanti al sogno ci metti la BI e fai diventare il sogno un bisogno, allora mangerai merda a più riprese, non potrai fare a meno che mangiare merda. Questo invece è molto importante, evitare di mangiare merda e iniziare a mangiare il risotto, ma prima devi partire da te. Poi, una volta che hai fatto questo, per sedurre basta stimolare emozioni. E per stimolare emozioni è molto semplice, devi creare un effetto transfert. Devi far parlare l'altra persona. Le malgascione invece di solito parlano a raffica. E io quando incontro una donna che ti parla a raffica, che ti racconta i cazzi suoi, cazzi e mazzi, a me mi cadono, cioè proprio, cioè non la voglio neanche sentire. Ma che cazzo mi frega di una che parla di se stessa, di una che mi racconta le sue puttanate? Non me ne frega assolutamente nulla. Non mi innamorerò mai di una che mi racconta le sue puttanate, mi innamorerò di una che diciamo mi fa parlare, mi fa esprimere, mi innamorerò di una che nel dialogo comunque sa stimolarmi emotività. Quindi tu insegna alle persone, cerca di far parlare le persone, cerca di interagire con le persone. E ripeto, fondamentale però è perché si crea un fenomeno transfert. E quello, cos'è il fenomeno transfert? Il fenomeno transfert è quello che accade quando vai dallo psicanalista, no? Che gli racconti i cazzi tuoi e piano piano ti innamori. Quindi la vera abilità della seduttrice è quella di far parlare gli uomini, stimolargli emotività, perché mentre parlano ti vedono come un bersaglio emozionale, ti fanno proiettare su di loro le loro emozioni e questo fa sì che si innamorano, questo fa sì che si coinvolgano. E devi imparare a farli innamorare, devi imparare a coinvolgerli. Non ci sono altre possibilità, tertium non datur.
E non c'è altra chance. Se tu non fai questo, purtroppo sarai destinata a non coinvolgere nessuno. E ovviamente devi imparare nel frattempo, a toglierti dei coglioni, tutti quelli, a toglierti dei coglioni quelli che non ti danno quello che vuoi, quelli che appaiono, che scompaiono, che fanno push pull, che fanno tira e molla, quelli te li devi togliere dei coglioni rapidamente, molto rapidamente. Non devi perderci neanche un secondo, perché ogni secondo passato con queste persone è un secondo perso. E nella vita noi abbiamo un bene che non riusciremo mai a recuperare, che sono non sono i soldi, ma sono il nostro tempo. Tu ogni giorno hai 86.400 secondi su un conto corrente che si chiama tempo. E ogni giorno sprecato, cioè passato con una persona che non ti dà piacere, con una persona che non ti dà quello che vuoi, è un giorno perso, un giorno della tua vita. E morirai presto e morendo, diciamo, ti porterai soltanto dentro di te dei rammarichi, ti porterai soltanto dentro di te dei dolori, dei rimpianti, dei rimorsi. Quindi devi cercare di eliminare i rammarichi, i rimpianti e i rimorsi, altrimenti non otterrai niente. Ovviamente questo è riferito ad entrambi i generi, è riferito sia agli uomini, è riferito sia alle donne. Quindi questo è un punto fondamentale della tua vita. Non ci sono altre possibilità. Quindi questo è, se poi ti vuoi leggere i miei libri, ti consiglio di leggere i miei libri, Ingegneria della seduzione e A me il cuore please, emozione e seduzione, li trovi su Amazon, li trovi un po' dappertutto, vatti a leggere i miei libri se non sei così ignorante che non sai neanche leggere. E nei miei libri c'è scritto, insomma, è spiegato in dettaglio come fare per conquistare, per sedurre, per far innamorare. Quindi li trovi su Amazon, in tutte le migliori librerie. Non sono libercoli, sono libri diciamo di valore, libri che hanno uno spessore, Ingegneria della seduzione, e A me il cuore please, emozione e seduzione, sono due libri che ti possono dare. E poi ho scritto anche un altro libro che è Il sentiero della felicità con un altro autore. E quindi quello però lo trovi solo su Amazon. Quindi, diciamo, nella mia esperienza di scrittore ho visto tante, tante cose, insomma. Bene, per adesso è tutto. Iscriviti a tutti i miei canali YouTube, iscriviti su tutti i miei canali, tanto è gratis. Ti puoi iscrivere gratuitamente a tutti i miei canali YouTube, anche se sei una poveraccia, anche se sei una morta di fame, puoi tranquillamente iscriviti a tutti i miei canali YouTube, perché l'iscrizione è completamente